scusi, posso sedermi? Vede quel signore lì? Vede quel signore lì? Quello gli voleva... Non so se mi capisce, vero? Ma io ho preferito non fare nessuna scena, Ferma, immobile. Ma forse avrei dovuto chiamare anche i poliziotti. Ma tanto cosa li chiamo a fare i poliziotti? Cioè, sono uomini che loro e voglio dire anche loro, no? Anzi, mi dicono che anche le donne poliziotto sono uomini travestiti. Servizi speciali, così li chiamano. Me l'ha detto mio marito, il mio ex marito. Tu non puoi stare oggigiorno seduto in un parco, in un giardino, senza che un uomo ti dia fastidio. Ma è mai possibile? Tutti uguali. Io per esempio ho un assegno fisso. Quella roba lì è l'ultima cosa che io penso, capito? Me lo passa mio marito tutto il mese. Sì, avevo un ex marito che ha un bar in campagna, ma io l'ho lasciato per forza. O si faceva quella roba lì, non so se mi capisce, oppure niente. Io a un certo punto, io non so perché, ma mi è venuta come un'ossessione di avere un cane, e lui lo voleva. Allora io cosa ho fatto? Ho preso e me ne sono andata e l'ho lasciato. Oggi qui non c'è il mio cagnolino perché è dal veterinario. Gli devono fare... Non so se mi capisce. È un amore. Si chiama Rossetto. Questa mattina gli ho detto, uè, Rossetto, oggi andiamo dal veterinario. Facciamo quelle cose lì. E lui mi portò, ho tirato sulle orecchiette e col codino scodinzolava. Capisce tutto, tutto. Se oggi fosse stato qui, quell'uomo lì l'avrebbe fatto filare lungo, lungo, lungo il parco. È un amore, è proprio un amore, mio cagnolino. Io amo i cani, io amo i cani. E secondo me il cane è più intelligente dell'uomo. Io penso che le persone che amano i cani sono, non so se mi capisce, persone sensibili. E poi, la cosa meravigliosa è che quando un uomo, qualcuno ha un cane, per esempio, ha una facilità di conoscere le persone ed è una meraviglia, no? Ma scusi, dove va? Lei per caso non ce l'ha un cane?